Bentornati nella cucina di Monica. Oggi prepareremo insieme un piatto veramente delizioso, i raschiatelli croccanti ai profumi di mare. Allora, per fare questo tipo di pasta ci occorre una farina particolare, la farina di mischiglia. È una farina composta da 5 tipi di farina: carosello, ceci, favino, orzo. Questa tutta insieme andremo a preparare la nostra pasta. Nei nostri 300 g di farina andremo ad aggiungere 180 g di acqua tiepida. Faremo a fontana e delicatamente inizieremo ad assemblare il tutto. Quando il nostro impasto sarà composto e avrà assunto questa forma, noi lo faremo riposare per una ventina di minuti, così, con un contenitore coperto. Ecco qui. Nel frattempo vi spiego gli ingredienti che ci vogliono per questa ricetta. Abbiamo i pomodorini, abbiamo le cozze, abbiamo le olive schiacciate del Cilento, abbiamo il nostro prezzemolo, abbiamo il nostro pane biscottato, aglio, sale, pepe e olio d'oliva. Adesso andremo a preparare tutto nel frattempo che la nostra pasta riposa. Adesso vi farò vedere come fare questo bellissimo piatto. Allora, in una padella mettiamo l'olio d'oliva, in tutte e due le padelle, veramente, allora, questo olio d'oliva, uno spicchietto d'aglio, del pepe, i nostri pomodorini e le olive piccanti. Aggiungiamo il sale e facciamo cuocere delicatamente. In quest'altra padella metteremo un po' d'olio d'oliva, pepe, abbondante pepe, perché come voi sapete nella mia cucina il pepe è importantissimo. E le nostre cozze, mezzo chilo di cozze, fresche fresche, ecco qui. Mettiamo il coperchio e aspettiamo che le cozze si aprano. Una volta che le nostre cozze si sono quasi aperte del tutto, vedete che bel sughetto che si è creato sotto? E i nostri pomodorini con le olive stanno continuando la loro cottura, lentamente, delicatamente, vi raccomando, a fuoco lento. Noi cosa facciamo? Andiamo a iniziare a stendere la nostra pasta, andiamo a fare i raschiatelli. Una volta che il nostro impasto avrà riposato, lo andremo a stendere. Taglieremo dei pezzettini di pasta, in questo modo, e faremo delle cordicine lunghe lunghe. Non necessariamente sottilissima. Questo verrà tipo un cavatello. Allora, tre dita, questa è la misura che deve essere. Ecco qui, prendiamo le tre dita. Ecco fatto, questo è un misto tra un cavatello e una corteccia, ecco qui. Una volta che i nostri raschiatelli saranno pronti, li andremo a calare nell'acqua bollente, salata, ecco qua. Questi pochi minuti e saranno pronti. Poi vi rendete conto, assaggiate, perché in base a come li avete fatti, avete fatto lo spessore, sarà il tempo di cottura. Ecco qui. Allora, le cozze le abbiamo tolte. Ho filtrato il liquido. Adesso andiamo a metterlo
miei pomodorini così. Ecco qui. E lasciamo cuocere. Adesso aspettiamo che la nostra pasta, una volta che verranno a galla, li facciamo stare qualche altro minuto e saranno pronti. Una volta che la nostra pasta sarà pronta, eccola qui, la andremo a versare nel nostro sughetto. Verseremo sopra il resto dell'acqua delle cozze. Adesso aggiungeremo le nostre cozze, ecco qui. Io la pasta l'ho tolta abbastanza al dente, in modo che poi deve saltare in padella un altro po'. Cozze, poi adagiamo il nostro prezzemolo. Abbondante, perché se non ci sono i sapori non sa di niente. Il nostro piatto, ecco qui. Aggiungeremo un altro po' di prezzemolo fresco sopra e poi il nostro pane tostato, eccolo qui, che renderà il piatto croccante. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e un bacio grande grande a tutti. Alla prossima, ciao ciao!